Allora Paolo, oggi per chi ha vissuto questa settimana si può dire che dovrebbe essere messa fine la parola a questa settimana tormentata. E chi non conosce quello che succede in casa Scordia potrebbe dire che questo 4-0 è il risultato di una settimana di grande impegno, ma effettivamente siete usciti sotto un treno. Sì, hai ragione, siamo usciti effettivamente da una settimana un po' travagliata, visto questo virus influenzale che non sta lasciando un po' nessuno. Fino alla fine siamo rimasti anche con Toto Fagone che era buono, da che è salita la febbre altissima. Aggiungo Messina così. Messina, sì, infatti, ma nonostante tutto i ragazzi hanno dimostrato di avere un grosso attaccamento ai colori sociali, fornendo un primo tempo direi di natura straordinaria, veramente sono stati esemplari sotto tutti i punti di vista, sia atletico che tattico, che veramente con una voglia da invidiare un po' a tutti. Complimenti a tutti i ragazzi. Io aggiungo oggi in porta Cultrera, che non giocava da mesi, e soprattutto Bellino, che ha sempre fatto panchina senza fiatare. Diciamo che sono l'esempio di come questa squadra sia veramente unita. Sì, ho detto bene, questi ragazzi sono da elogiare, soprattutto quelli che hanno giocato un po' meno rispetto agli altri, su tutti Cultrera e Bellino, che sono stati veramente in modo particolare veramente anche noi. Dicevo che Cultrera oggi ha negato la gioia del gol al capocannoniere del campionato e ha fatto una cortesia al compagno di squadra Osman, che è diventato capocannoniere. Poi è chiaro che a Siracusa sul 5-0 ci può stare che Mascara abbia segnato anche qualche gol. Sì, quelli sono dettagli, però la cosa da sottolineare è proprio il grosso attaccamento che oggi c'è stato da parte di tutti, la prova fornita veramente. Abbiamo sofferto un pochettino nel secondo tempo, ma ci poteva anche stare un calo fisiologico, però per il resto della gara, per un buon 80 minuti, lo Scordia oggi ha dimostrato di essere una grande squadra. Mancano 5 partite, diciamo che buona parte del campionato passa domenica da Castelbuono e da Taormina, si può dire? Sì, noi io rischio di essere ripetitivo, però con i ragazzi ci siamo prefissati che ormai mancano, con oggi mancavano 6 partite, adesso ne mancano 5, noi dobbiamo vincere tutti e poi alla fine tireremo i conti. Speriamo soprattutto in settimana di riprendere qualche giocatore. Sì, adesso ci rientra, stavamo lasciando stare tutti gli squalificati che abbiamo, adesso ci rientra Crisafulli e niente, cerchiamo di recuperare qualcuno febbricitante, ci proviamo a questa trasferta di Taormina, che nonostante, voglio dire, il fanalino di coda, però non dobbiamo sottovalutare e dobbiamo rispettare sempre il massimo. Paolo, chiudo, questa è una squadra che sembra una scuola, perché Cannatella è stato tenuto in tribuna addirittura per 2 domeniche, oggi entra in campo per questioni legate appunto all'assenza di giocatori importanti ed è uno dei migliori in campo. Cosa succede? Che cosa gli fate a questi giocatori? No, non facciamo niente, succede che loro negli allenamenti mettono sempre la massima intensità e hanno sempre la massima concentrazione. Io lo noto sempre quando facciamo anche gli schemi difensivi, lo stesso Cannatella, lo stesso Andrea Russo, che mi va di nominare, anche se non sta giocando, perché ha giocato a Modica in modo veramente esemplare, adesso lo stiamo tenendo fuori, ma sono ragazzi veramente che mettono il massimo impegno in tutto quello che fanno. Complimenti veramente. Grazie Paolo. Prego.